Buongiorno e buon martedì 7 settembre 2021. Benvenuti all'Almanacco di Pavia 1 TV. 250esimo giorno dell'anno, 36esima settimana. Alla fine del 2021 mancano 116 giorni. A Roma il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 18.32, ora solare. A Milano il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 18.49, ora solare. La Luna si leva alle 5.50 per tramontare alle 19.13, luna nuova all'1.52. I santi del giorno: San Grato d'Aosta, Vescovo, Santa Regina d'Alise, Vergine e Martire, San Chiaffredo di Saluzzo, Martire. Regina è un nome prettamente cristiano, si è affermato grazie al culto per la Vergine Maria, Regina del Cielo, e oggi è usato anche in senso augurale e esotico. Proverbio del giorno: di settembre di frutti ce n'è sempre. Aforisma del giorno: la moda è qualcosa di barbaro perché produce un'innovazione senza ragione e un'imitazione senza beneficio. George Santayana. Accadde oggi, 1927, il primo televisore elettrico della storia. A due anni dall'invenzione di Bird, che secondo la tesi comune segna l'inizio della televisione, l'inventore americano Philo Farnsworth costruisce il primo televisore elettronico della storia. Sei nato oggi? Si potrebbero scrivere interi romanzi sui nati 7 settembre e sulla loro illimitata ricerca del successo personale. Dire che incontrano degli ostacoli sul loro cammino è un eufemismo. In effetti la strada è generalmente lunga, le difficoltà molteplici, pericolose, ma questi individui determinati non si daranno pace finché non porteranno a termine quello che hanno intrapreso, dovesse essere l'ultima cosa che fanno. Compleanni famosi: 1949, Gloria Gaynor, nata a Newark, in New Jersey. Il vero nome è Gloria Falls, ma come cantante ha dominato il firmamento della disco music con il nome d'arte Gloria Gaynor. 1956, Sergio Rizzo, nato Ivrea, Piemonte, è giornalista e scrittore e tra le firme più prestigiose del Corriere della Sera. Scomparsi oggi, 1962, Karen Blixen, danese di nascita ma africana nel cuore, nelle sue opere cantò il meraviglioso spettacolo naturalistico del continente nero. Se avete altre notizie e curiosità, segnalatecele a info@pavia1tv.it o via WhatsApp al 389 25 66 296. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo almanacco di Pavia 1 TV.